Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. Incontriamo l'AD di Micam, il dottor Tommaso Cancellara. Un nuovo mood, nuova immagine, questa edizione. Sì, grazie. Micam è giunto all'89esima edizione, ne facciamo due all'anno, a febbraio e settembre. Ogni edizione, per quanto ravvicinata, cerchiamo sempre di portare tante novità. Anche questa edizione le novità non mancano, sono novità, come giustamente aveva anticipato, legate alla nuova immagine, alla campagna pubblicitaria di Micam nel Paese delle Meraviglie, quindi strizziamo l'occhio ad una famosa, ovviamente, fiaba internazionale, e per i prossimi 4 anni parleremo del mondo delle fiabe con l'hashtag Micam Tales. Il primo mondo è il mondo di Micam in the Wonderland, che parla all'interno della scatola nella quale la protagonista deve rimpicciolirsi per passare attraverso alla piccola fenditura nella stanza, e da lì in poi nascerà tutto il mondo all'interno di Micam Milano, che dal 16 al 19 di febbraio animerà 1200 e passa espositori, 45.000 persone che ci aspettiamo da tutto il mondo, più di 130 paesi, quindi una fiera super internazionale. Oltre a le collezioni, che sono per noi la cosa più importante, cioè chi compra e chi vende, abbiamo però anche tantissime attività collaterali, iniziative nuove, interessanti, fresche, per strizzare sempre di più il mondo, l'occhio al mondo della moda, e quindi abbiamo ovviamente nuove attività sulle nostre piazze, sono i luoghi interni nel nostro layout dove si incontrano i buyer, in particolare Micam X, che è la nuova, il nuovo concept di palinsesto di seminari, di workshop, di tantissime informazioni legate al mondo della sostenibilità, del retail, dei materiali, partnership assieme a un'altra fiera leader mondiale che è Linea Pelle, la fiera della pelle, e poi abbiamo tante altre attività, una sfilata assieme a Piattaforma Formativa della Moda sulla sostenibilità, un nuovo padiglione che parla esclusivamente di sostenibilità, abbiamo una nuova piazza dell'uomo per il mondo dedicato appunto alle creazioni da uomo, che sarà molto interattiva da visitare. E abbiamo, come anche altre edizioni, l'onore di ospitare il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che verrà il primo giorno della manifestazione, domenica 16, a fare visita a una di quelle che sono una delle fiere più importanti al mondo della moda. Le siamo riusciti ad organizzare. Ecco, tra l'altro abbiamo sentito in conferenza l'America che ci invita, quindi vuol dire un'Italia che muove. Ah, sicuramente, noi abbiamo siglato un accordo con una società pazzesca che organizza una fiera negli Stati Uniti di scarpe che ribrandizzerà da agosto 2020 Micam Americas. È la prima volta che Micam entra negli Stati Uniti, ci entra dal portone principale, una fiera già esistente che fa quasi 30.000 metri quadri, che ha più di 700 espositori, e crediamo, grazie a questo accordo, di poter portare tante altre aziende italiane a conquistare quello che è per tante industrie il mercato principale al mondo. Io la ringrazio, effettivamente la sento molto entusiasta, e questo è il bello dell'Italia, è un po' l'Italia che noi vogliamo raccontare, l'Italia da raccontare ma soprattutto da visitare, ecco, ci dia le date. Sì, sì, l'entusiasmo è insieme alla passione l'ingrediente segreto delle creazioni italiane che conquistano il mondo, e quindi io di conseguenza trovo tutte le energie possibili per fare al meglio questo bellissimo lavoro, cioè rappresentare l'industria italiana calzaturiera nel mondo. Le date di Micam Milano sono dal 16 al 19 di febbraio, e poi di nuovo sarà a settembre dal 20 al 23 di settembre in Fiera Milano Ro. Tutti sono benvenuti, basta la registrazione gratuita attraverso il sito www.themicam.com. Io la ringrazio e complimenti, buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi. Salutiamo Tommaso Cancellara, a voi la linea.